Ecco qua, Luca Caruso, ancora con i piedi in macchina. Allora, 503, forse ti aspettavi qualcosa in meno. Oggi sì, pensavamo di abbassare un bel po'. Probabilmente alcune mosse d'assetto non hanno pagato. Siamo presi un grosso rischio nella parte bassa e da lì, avendo preso un po' di paura, siamo andati un po' più adagio. E lo scotto della Coppa Sila, tu sei al debutto in questa splendida gara. Sì. Come la giudichi? Com'è? Percorso stupendo, abbastanza sconnesso ma stupendo. Ma mi piacerebbe farla con un asfalto bello pulito. Bene, messaggio lanciato. Sì, questo c'è sempre da migliorare in tutto quello che si Bene. Fa. Vuoi ringraziare qualcuno? Assolutamente i ragazzi della squadra, mio padre, la mia famiglia, che lavorano giorno e notte e mi aiutano sempre. Ed è sempre grazie a loro se riusciamo comunque a passare dei fine settimana piacevoli di gara. Grazie Luca. Grazie a voi. Samuele Cassiba, Luca Caruso e Domenico Scola, classe 2000 SC, gruppo E2, Sport Car, eccolo Samuele, Luca, Domenico, giovane pilota, arrabbiante, prima, seconda e terza di classe, sono scappate, che poi ci sono i premi più importanti dell'assoluta. Assoluto! Davide, poi vieni qui. Vorrei che comunque i primi 10 rimanessero tutti qua. Davide, prendi il tuo trofeo e parcheggiati qua. Sì. Non assoluto. Arcangelo Madaffori. Ottavo assoluto. Abbiamo Giovanni Cassipa. Settimo assoluto, Carmelo Scaramozzino. E passiamo al sesto, Francesco Ferragina. Eccolo Francesco Ferragina. Aspettiamo il quinto assoluto, Dario Gentile. Fa sentire doc Dario Gentile. Ed ecco il grande amante della Coppa Sila, oggi quarto assoluto, Francesco Legrande. Eccolo, grande cavaliere Francesco Legrande. E il terzo, andiamo sul podio, Samuele Cassipa. Dopo una prova nuota, sessione di prova, oggi ha tirato fuori un bel risultato, bravo Samuele, terzo classificato. Grande prestazione, credo anche lui la prima volta alla Sila. Luca Caruso, secondo assoluto. Grande podio, top ten. Al vertice della top 10, primo assoluto della 41esima Coppa Sila, trofeo Domenico Scola. Domenico Scola Junior, con la sua fantastica bimba, viene a ritirare il primo dell'assoluto.
e il premio dell'assoluto viene consegnato dalla Presidente a Domenico Scola, che dà pure il trofeo Domenico Scola riservato al primo assoluto, e che il nipote del grande Domenico, Emilio, consegna a suo fratello Vittorio in casa. Complimenti, bravo Domenico, in alto anche il nostro pensiero per colui che da tanti anni su questa strada ha vinto e sta vinto. E a Domenico Scola va anche il trofeo Ciccio Bisasi, anche lui un grande pioniere, un grande personaggio della nostra gara. Signore e signori, adesso in macchina andate via perché siamo stanchi. Da, un attimo, la Presidente vi vuole salutare. Bene, sì, per complimentarvi con tutti voi, intanto bravi, complimenti, complimenti ovviamente all'ACI e a tutti coloro che hanno contribuito a questa splendida giornata, a tutti coloro che hanno lavorato, ovviamente a tutti gli equipaggi e chi oggi davvero ha seguito con grande entusiasmo, gioia, e l'appuntamento è per l'anno prossimo per la 42esima Coppa Sila. Grazie.